del Soriano. Buonasera mister. Ciao Antonio. Buonasera, ben ritrovato. Anche per te era una gara da ex, perché è davvero uno scontro tra ex oggi lì a Sersale. Sì. Saladino da un lato, sì, che è stato allenatore del Soriano, e tu che sei stato allenatore del Sersale. No, però è stata una partita tranquilla, a me ha fatto piacere comunque tornare per tanti amici. Sì. E ha vinto il Sersale meritatamente. Mi diceva Saladino che insomma sul, come ha confermato anche Carmine Capellupo, al gol di Santa Guida il Sersale ha subito un attimino di sbandamento, lì potevate spingere un attimino di più e portare quantomeno il punto a casa. Guarda, io credo che la squadra abbia fatto bene solo in quei 20 minuti, nel secondo tempo quando abbiamo cambiato modulo, abbiamo accorciato le distanze e potevamo fare qualcosa in più in quelle frangenti, però in generale abbiamo avuto un approccio pessimo, abbiamo regalato due gol praticamente, ce li siamo fatti da soli con due autogol e poi anche l'ultimo abbiamo fatto tanti errori, noi sì. Siamo malissimo fisicamente, non siamo, oggi abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla mezza, quindi sapevamo delle difficoltà però mi aspettavo almeno a livello mentale qualcosina in più. Quei 20 minuti mi fanno ben sperare, anche perché comunque Federica è entrata benissimo, doveva giocare, purtroppo il problema con gli under che ha avuto dei forse cambiare modulo, cambiare giocatore, quindi sono stato costretto a farlo partire dalla panchina, però è entrato, si è fatto trovare pronto, ha fatto un bel gol. Sì. Mister, ci sono anche da ricordare i primi minuti nella sfida con la Reggio Mediterranea, lì avete espresso anche un buon gioco, avete sfiorato più volte la possibilità insomma di fare vostra concretamente quella gara. Sì, ci sono, guarda, queste tre partite sono tre partite, abbiamo giocato tre partite completamente diverse. La prima secondo me abbiamo retto per quella mezz'ora, abbiamo fatto bene, poi lì non ce la facciamo proprio più a livello fisico, la Reggio Med andava a mille e poi è andata a vincere in maniera facile. Alla mezza invece abbiamo retto benissimo il campo, facendo comunque molto bene la fase difensiva e meno bene la fase offensiva. Oggi secondo me c'è stato un passo, anche un passo indietro, quindi ripeto, dovuto sicuramente alla parte fisica e a tante problematiche che sono successe in settimana, dove comunque fino all'ultimo secondo non sapevo chi schierare, chi mandare in panchina e chi mandare in tribuna, quindi queste sono le scusanti, però secondo me a questi livelli, anche se nelle difficoltà, bisogna metterci qualcosa in più, quindi abbiamo sbagliato un po' tutti, dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare in maniera positiva la prossima domenica, dove comunque dobbiamo dimostrare almeno dei miglioramenti inerti, perché esatto, sì. Quindi la scusante della società non la possiamo mettere più. È chiaro, una squadra che ha margini di crescita insomma per questa fase relativa agli spareggi, che anche se può essere complicato tra virgolette giocare fuori casa, vi dà l'opportunità, ecco, state pensando più a questa fase? Anche se immagino l'obiettivo sono... vostro non è chiaramente, mi pare di capire, assolutamente. Quello no, io di... sono contento di giocare fuori casa, perché comunque il nostro obiettivo è quello di arrivare a quella partita al massimo della nostra fisicità, sì. E poi magari andare in un campo bello, sicuramente con una delle squadre più attrezzate, andare a fare bella figura, sicuramente lì ci faremo trovare pronti, non saremo sicuramente una comparsa, quindi sì. C'è questa possibilità, quindi il tempo tra virgolette è dalla nostra parte, possiamo anche sbagliare ora, ma sicuramente ci faremo trovare pronti nei playoff. Sì. Giocando magari su un campo dove potervi esprimere davvero al meglio. Va bene, grazie mister, grazie, buona serata, alla prossima. 19:25, siamo davvero in chiusura, grazie a Manuel Crupi, abbiamo tentato di chiamare